Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e buona domenica. Sarà una giornata importantissima per i colori rossoneri, soprattutto perché il Milan è costretto praticamente a vincere. C'è solo un risultato questa sera contro il Torino, la squadra che è partita questa mattina dal centro sportivo di Milanello per raggiungere Torino e ovviamente questa sera c'è la sfida contro gli uomini di Juric. Purtroppo per il Milan ieri hanno vinto tutte le altre inseguitrici e anche la capolista, il Napoli. Napoli, Juve e Inter hanno vinto, il Milan quindi deve rispondere. Questa sera c'è solamente un risultato, solamente i 3 punti. Non è una trasferta semplice perché sappiamo che le squadre di Juric giocano bene, però d'altronde se vuoi lottare per lo scudetto fino alla fine non puoi concederti soste, non puoi concederti pause, non puoi concedere di perdere ulteriore terreno nei confronti di questo Napoli che comunque sta martellando, sta correndo in queste prime giornate di campionato. Juve e Inter anche loro hanno vinto, quindi non resta al Milan che portare a casa il successo. Chissà se questa situazione in cui il Milan deve per forza vincere possa comunque incidere sulla partita, sull'andamento del match, magari rossoneri che potrebbero magari adottare una strategia più aggressiva per cercare di sbloccare subito il risultato e non andare poi in affanno e non avere frenesia poi nel corso del match. Prima di parlare della probabile formazione e prima di parlare di una situazione relativa a un rinnovo di contratto, mi avete chiesto diversi tifosi della situazione di Kessié. Io sinceramente non ho capito da dove sia uscita questa notizia perché molti sui social mi hanno scritto dalla Spagna. Sinceramente dalla Spagna non ho verificato la fonte che abbia scritto di una voglia, di un desiderio di Kessié di tornare al Milan e di proporsi al Milan. Sinceramente non ho capito da dove provenisse questa notizia, però se vogliamo commentarla insieme lo possiamo fare ugualmente. In linea generale si può dire che il Milan in questo momento non ha cercato Kessié e molto probabilmente nemmeno il giocatore stesso, soprattutto dopo che è andato via in quel modo. Il Milan ha provato in tutte le maniere a tenerlo in rossonero, a rinnovargli il contratto alzando anche di molto la proposta economica. Alla fine sia Kessié sia il suo procuratore non hanno voluto accettare, hanno voluto come dire iniziare una nuova storia, una nuova avventura, un nuovo capitolo della loro carriera, soprattutto nella carriera di Frank, scegliendo il Barcellona. Non sta giocando tanto, la situazione al Barcellona una situazione abbastanza complicata, considerando anche che il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League, in Liga Spagnola comunque il confronto con il Real per il titolo è sempre più acceso, ma sarà costretto a giocare il Barcellona in Europa League, quindi sicuramente non è stato un inizio buono quello della squadra blaugrana e di Kessié che sta facendo tanta panchina. Addirittura ho visto contro l'Inter in Champions è stato schierato nei minuti finali come terzino. Insomma, non una grande scelta quella di Frank, però in questo momento non risultano ripensamenti o contatti per tornare al Milan, anche perché il Milan, ripeto, non può prendere un giocatore a quelle cifre con quell'ingaggio, che tra l'altro ha firmato un lungo contratto con il Barcellona. Questo giusto per chiarire, perché ogni tanto escono fuori queste voci, ripeto, non ho capito bene da dove, però i tifosi me lo hanno chiesto, diversi tifosi sui social, e provo comunque ad accontentare tutti, a rispondere tutti. Rimanendo sempre in chiave in tema mercato, questa volta in casa rossonera, in settimana abbiamo parlato anche del possibile rinnovo di Stefano Pioli. Lo abbiamo fatto con un video un paio di giorni fa. Milan che vuole prolungare il contratto a Stefano Pioli, vuole sostanzialmente adottare e vuole esercitare quella opzione che è nel contratto di Stefano Pioli per estendere di un'altra stagione con il tecnico rossonero che è già al Milan da 3 anni e sta facendo cose davvero ottime, cose importanti. Quindi presto ci sarà un incontro in sede a casa Milan per estendere il contratto a Pioli fino al 2024, contratto che attualmente scade nel 23, quindi alla fine di questa stagione. Ne ha parlato anche l'allenatore stesso in conferenza, non ha fatto altro,
alla fine che confermare questa linea che abbiamo dato un paio di giorni fa proprio con un video qui sul canale YouTube. Cosa dice Pioli? Pioli in conferenza prima della partita col Torino, quindi alla vigilia del match contro i Granata, dice: come nei matrimoni c'è solo da rinnovare le promesse. Poi non so se sarà tra un mese o 2 mesi, non sarà un problema. Ci conosciamo sempre meglio e abbiamo tante sfide da affrontare insieme. Sono parole naturalmente di chi vuole rimanere al Milan, sono parole di un allenatore che sta bene al Milan, e poi è la cosa che abbiamo sempre detto: c'è un'unione, una forza interna al Milan dovuta proprio a tutte queste componenti interne dei rossoneri, la società, mister, dirigenza, giocatori, tutto è unito al Milan, tutti sono uniti da un legame forte, e questo secondo me non fa altro che agevolare un po' la permanenza di Pioli in rossonero. Come nei matrimoni c'è solo da rinnovare le promesse. È una frase eloquente, è una frase che non fa altro che avvalorare la notizia che abbiamo comunque dato nei giorni scorsi, cioè del fatto che il Milan vada a prolungare il contratto di Pioli esercitando questa opzione nel contratto del tecnico rossonero fino al 30 giugno del 2024. Veniamo alla partita di questa sera. Probabile formazione: abbiamo detto che c'è solamente il risultato, entrerà in campo una squadra motivata, determinata, e mister Pioli sceglierà sicuramente l'11 migliore. Il dubbio era De Ketelaere o Brahim. In effetti, nelle ultime ore sembra che l'ago della bilancia stia pendendo verso lo spagnolo, quindi Brahim dovrebbe vincere questo ballottaggio con De Ketelaere, senza nulla togliere al belga, che deve essere recuperato mentalmente. Ne stiamo parlando tanto su questo canale, giustamente dando sempre sostegno a un giocatore di 21 anni che è stato catapultato in un'altra realtà. Però poi insomma bisogna anche fare i conti con il campionato, bisogna anche fare i conti con insomma, le squadre che vai ad affrontare, squadre toste, squadre ben messe in campo come il Torino. E Brahim potrebbe essere la soluzione giusta. Quindi dovrebbe giocare lo spagnolo, dovrebbe giocare Brahim, che ha avuto un mese di ottobre splendido, mese di ottobre in cui ha segnato 3 gol, Juve e Monza, è stato bravo anche in altre circostanze, quindi ha recuperato dal problema al gluteo, e questo lo porta ad essere in vantaggio rispetto a De Ketelaere per una maglia da titolare. Chi saranno gli altri 10 che ruoteranno poi attorno a Brahim e che comporranno l'11 titolare del Milan? Innanzitutto in porta Tatarusanu. Domani, che è lunedì, capiremo magari meglio anche le condizioni di Mike Maignan, sarà sottoposto a nuovo controllo. In difesa dovrebbe essere una difesa a 4 con Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. Insomma, difesa quasi 3 giocatori su 4 sono titolarissimi, perché Kalulu, Tomori e Theo Hernandez sono sempre titolari. L'unico è Kjær, che effettivamente in questo momento Kjær viene un attimo centellinato, viene un attimo dosato, perché c'è anche l'impegno di mercoledì in Champions League e non va sottovalutato. Un giocatore che è rientrato non da molto, da un infortunio, quindi alla sua età giustamente le forze vanno dosate. A centrocampo dovrebbe giocare Pobega, che è l'ex della gara, gioca anche secondo me perché conosce bene Juric, perché conosce bene gli ex compagni di squadra, quindi l'avversario, il Torino, ci ha giocato un anno e può essere un'arma utile per il Milan. Accanto a lui Tonali, più di Bennacer. Bennacer dovrebbe riposare almeno inizialmente, poi vedremo se entrerà nella ripresa come era successo a Verona, vi ricordate? Sulla tre quarti abbiamo detto ballottaggio Diaz-De Ketelaere con lo spagnolo favorito. Messias va a riprendere il ruolo da titolare a destra, con Leao inamovibile a sinistra. L'arma in più di questa squadra. E ovviamente Rafa, giocatore straordinario che è cresciuto tanto, sempre più concreto, sempre più convinto
giocatore che è riuscito a sbloccarsi anche in Champions League perché in questa edizione gli mancava il gol. Vedremo se riuscirà a trovare continuità anche segnando contro il Torino. Aveva segnato con il Monza, ha segnato con la Dinamo Zagabria. Vedremo se riuscirà a trovare la terza rete di fila questa sera allo Stadio Olimpico. Chi giocherà lì davanti? Origi è favorito su Giroud, i due si stanno alternando, uno gioca in più in Champions, l'altro gioca più in campionato da quando ovviamente è tornato a pieno regime Origi. L'ultima partita contro il Monza è stato bravissimo, vedremo se questa sera riuscirà a sbloccare anche la partita contro il Torino. Per ora è tutto, poi ci vediamo ovviamente questa sera per commentare Toro-Milan, gara importantissima per non lasciare punti per strada e per dare continuità di risultati dopo le quattro vittorie di fila in campionato.